della prestazione della squadra sono orgoglioso perché la squadra l'ha giocata con animo pugnace, l'ha giocata anche con un po' di spavalderia giusta, l'ha giocata senza far barricate, l'ha giocata cercando di proporre qualcosa, di rubare palla più alto possibile, l'ha giocata con grande intensità. Peccato non aver fatto risultato, perché dal mio punto di vista è stata tra le migliori prestazioni del campionato, anche in riferimento al valore della squadra avversaria. La mission era quella di rimanere in partita fino al 95esimo, era quella di non permettere all'avversario di chiuderla prima, di non passeggiare, di non... Noi giocavamo in casa davanti al nostro pubblico e noi dovevamo metterci nella condizione di farci spingere fino alla fine. E la squadra è stata brava a far tutto questo, perché ha avuto una bella maturità, io dico una bella maturità. Alla vigilia mi avevano chiesto se avessi messo la firma per un pari. No, metto la firma per questo tipo di prestazioni, perché io posso che questo tipo di prestazioni nel medio-lungo periodo mi danno risultato. Magari potessimo fare sempre queste partite così intense, così quadrate. Tant'è che poi alla fine con Regini ci siamo creati la possibilità, l'opportunità per pareggiarle, sarebbe stato, come dire, incastrare tutte le tessere del mosaico e sarebbe stata straordinaria, però peccato, ma ciò nulla toglie all'attaccamento, all'impegno, all'ardore che la squadra ha dimostrato. La Samp non ha avuto timore reverenziale, la Samp, ripeto, mi è piaciuta perché non l'ha mai subita la partita, perché non ha mai rinunciato. L'equilibrio è stato spezzato da quel gol, perché prima di subire il gol avevamo avuto due ottime occasioni e da lì io avevo capito che i ragazzi c'erano, che i ragazzi avevano le misure della partita stessa. Peccato perché avrebbe meritato miglior sorte, ma ciò non toglie che quando c'è da dire bravi ai ragazzi, tra l'altro sono usciti tra gli applausi, a parte tutta la nostra tifoseria straordinaria anche oggi, fino alla fine. Magari andasse sempre così. Io so che poi tutto è figlio e frutto di lavoro, sacrificio, simbiosi, feeling tra gli uomini, oltre che il lavoro, no? Tra gli uomini significa la squadra, l'allenatore, lo staff, medico, il club, i tifosi. Sono cose che molte volte nascono spontanee, ma che comunque tu devi sempre annaffiare, tu devi sempre rinverdire, perché nel momento in cui pensi di aver ottenuto qualcosa, no. Ma questo è il sacrificio mentale, fisico, che bisogna saper sostenere, perché poi questo tipo di sacrificio viene ripagato dalla soddisfazione professionale, da questo connubio tra le parti, ma lo devi alimentare, ci devi lavorare sopra, devi sempre dare qualcosa, darti, devi sempre, è un lavoro dispendioso.